Direttore, cosa si aspetta l'Atalanta da Krejčić, Molina e Suárez in questa stagione ad Avellino? Ci aspettiamo che possano giocare con continuità, possano giocare bene, crescere, dare una mano all'Avellino per fare un buon, ottimo campionato. Queste sono le nostre aspettative, per poi rientrare all'Atalanta. Diciamo che sono le aspettative, chiaramente positive, rose, le più rose aspettative che noi dall'Atalanta possiamo avere nei confronti di questi ragazzi. Addirittura sono tre ragazzi che cercano il riscatto dopo qualche piccolo problema fisico. Questa potrebbe essere per loro, diciamo, uno sprone in più a fare bene. Sì, certo, io credo che abbiano, questi ragazzi abbiano ancora più voglia e motivazioni per fare bene rispetto magari a tanti altri. Qui credo che sia anche questo aspetto motivazionale un aspetto importantissimo. Direttore, c'è possibilità che si possa portare avanti qualche altro discorso con l'Avellino entro il termine del mercato? Ma noi, se ci fosse l'occasione e la possibilità, vorremmo continuare in questo. In questa collaborazione da qua al 31 di agosto, come da qua per il futuro. Cioè, in questi anni si è instaurato un rapporto di amicizia e di collaborazione, per cui solo, per noi è solo un piacere continuare.